Davanti a una discreta cornice di pubblico, costituito in parte dai ragazzi dell'Accademia dello Sport, società partner della Century, Latin e Ceriara hanno dato vita a una gara davvero molto equilibrata, combattuta, vibrante, agonisticamente molto intensa, anche se ci sono state poche segnature, ma ci sono state una caterva di occasioni da gol, a iniziare da quella avuta da Marconi all'inizio della gara. Il Ceriara sembra aver approcciato meglio la gara, Terenzi ha provato questa serpentina, ha perso però questo pallone, e Sinibaldi davanti alla porta con Ciarla completamente immobile, costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco per questa realizzazione portata subito all'alba dell'incontro dalla Ceriara. Con questa realizzazione di Sinibaldi, il Latina però prova subito a reagire con questa conclusione operata da Angeletti con Lograsso attento. Il portiere ospite si rivelerà davvero un baluardo insormontabile, così come anche il solito Ciarla, che ha iniziato anche lui la partita con una serie importante di parate. Il Latina però nella fase conclusiva del primo tempo prova a cercare il gol del pareggio. C'è questa palla persa da parte di Pasena, che forse ha subito un fallo. Ci sono delle proteste vibranti nei confronti del direttore di gara per questo fallo non concesso alla formazione di casa, che poteva costare caro perché Petrine si era involato a rete, poi fortunatamente Ciarla ci ha messo una pezza, e poi c'è Gaito che, così come all'andata, va a segno e pareggia i conti. Gaito, che era stato un incubo per la formazione del Ceriara nella prima partita di campionato del girone di andata, aveva infatti realizzato una tripletta, ha ora realizzato il gol del pareggio. Evidentemente si ispira moltissimo il giocatore numero 7 di casa quando vede il Ceriara di fronte. La squadra ospite però prova due volte a segnare il gol del vantaggio. Finisce meglio il primo tempo la squadra di Monti Lepini con questa incursione da parte di Marconi, che colpisce il palo in una sventola violentissima. Poteva esserci dunque il gol del 2-1. Finisce qui il primo tempo, un Ceriara che è sembrato superiore soprattutto nelle fasi finali della prima frazione, ma nel secondo tempo ci sarà un cambiamento dello spazio, perché il Latina premerà molto di più con Terenzi, che ha provato questa prima conclusione. Ancora una volta Lograsso, che sembrava battuto da questa conclusione fulminea operata da Bulboaca. Il palo però ha negato a lui la gioia del gol, e c'è poi Di Giorgio che ha impegnato ancora una volta Ciarla, sempre pronto, così come pronto è stato Lograsso su questa conclusione da parte di un giocatore della Century. Ciarla ancora una volta prodigioso, non si passa con lui in porta, ha fatto infatti una grandissima parata anche in questo caso nei confronti di Di Giorgio. I due portieri sono stati i grandi protagonisti di questo match, non c'è dubbio. Ci sono state moltissime occasioni da rete, ma per tutte le volte che gli attaccanti ci hanno provato, i portieri hanno sempre messo una pezza. In questo caso però Di Giorgio ci ha messo molto del suo, ha fallito una pantagruelica occasione. Guardate cosa ha combinato in questo caso il portiere Lograsso, due volte miracoloso, prima su Di Pastena e poi su Piovesan. Successivamente la conclusione operata ancora una volta dalla formazione pontina, che ci riprova in questo finale di partita. Uscita disperata su Serra da parte di Lograsso, che si immola per difendere la propria porta. Davvero eroico il portiere ospite, che rimane in campo nonostante una brutta distorsione. È riuscito comunque a far sì che i suoi rimanessero ancora sul punteggio di 1-1. Poi c'è ancora questo intervento da parte di Ciarla su Sinibaldi. La partita si sta per concludersi con Serra, che ha tentato la conclusione da fuori, ma c'è ancora una volta Lograsso, che ne avrà fatte davvero una mezza dozzina di parate miracolose, ma al pari anche di Ciarla, che ancora una volta sbarra la strada a Marconi. Davvero un incubo per Marconi, il portiere di casa. Se l'è trovato praticamente sdoppiato in tutte le parti della porta, è riuscito a negare sempre il gol al capocannoniere della squadra del Ceriara. Finisce la partita tra le proteste dei giocatori pontini, perché è stato fischiato un fallo a Terenzi, ma non è stato concesso il calcio di punizione, soprattutto fatto battere dal direttore di gara Ghiretti. La gara finisce dunque 1-1, le due squadre guadagnano un punto e si mantengono nei quartieri alti della classifica.